Il nostro percorso di prevenzione ginecologica per le ragazze affette da malattie neuromuscolari e da atrofia muscolare spinale si inserisce pienamente nel nostro obiettivo di avere un approccio multidisciplinare e di dare un'accoglienza piena alle persone che sono seguite presso il nostro centro. Fortunatamente con l'arrivo delle terapie e con i miglioramenti degli standard di cura queste ragazze stanno meglio, vivono una vita piena, molte di queste frequentano l'università e comunque hanno una vita sociale molto intensa, quindi ci è sembrato giusto dare a loro anche uno spazio per quello che riguarda la componente ginecologica. Anche nel campo ginecologico credo che sia fondamentale la formazione, ma anche e soprattutto l'informazione delle ragazze. Così come succede nelle ragazze senza la SMA, credo che anche le ragazze affette da atrofia muscolare spinale abbiano bisogno e debbano essere informate su tutti questi aspetti che sono molto importanti per una donna. Sin da quando ero bambina sono stata affidata al gemelli, nello specifico al nemo pediatrico, e sapere che potremmo essere prese in carico al gemelli anche dal punto di vista ginecologico è un gran sollievo ed è un incentivo a controllarci di più. E nella vita di una ragazza, di una donna che affronta anche la malattia, la SMA, è importante avere un luogo in cui poter confidare, affrontare, gestire quella parte più raccolta, più intima, più personale della salute, che è la parte ginecologica. Quindi per una ragazza in crescita il momento dello sviluppo puberale è fondamentale. Con chi posso parlarne? Con chi posso vedere se è tutto regolare? Chiaramente poi in quel contesto è possibile affrontare il tema della prevenzione in maniera puntuale. Cominciamo dall'argomento più importante della prevenzione, che è il tumore del collo dell'utero. In quel contesto possiamo raccontare alle nostre pazienti, alle nostre ragazze, come oggi abbiamo a disposizione uno strumento efficacissimo di prevenzione primaria per un tumore, che è quello del collo dell'utero, e questo strumento di prevenzione è il vaccino contro il papillomavirus. Noi vorremmo che una ragazza in crescita che gestisce una malattia come la SMA abbia un medico che possa tranquillizzarla, accompagnarla e essere presente laddove è necessario far qualcosa. Sono pochissime le situazioni in cui è necessario far qualcosa, è molto di più quello che possiamo fare in termini di prevenzione e di rassicurazione. Ma io penso che in futuro saranno proprio le pazienti, le nostre ragazze ammalate di SMA, che insegneranno ai ginecologi quello di cui hanno prettamente bisogno. E quindi siamo certi che si potrà crescere insieme.